Hello, due cose prima di iniziare il video, sto editando il video, quindi voglio dire due cosine. Prima cosa, in questo video si parlerà di peso e di corpo, quindi per favore se per caso questi argomenti vi triggerano, skippate il video, non mi offendo assolutamente. Seconda cosa, in questo video prenderò in giro dei miei vecchi outfit, sia chiaro, sto facendo tutto verso me stessa e verso quello che per me era lo stile, quello che per me era la moda, chiamiamolo così, quindi sto prendendo in giro solo me stessa medesima, la me del passato, insomma, perché comunque volevo fare un po', la differenza tra come mi vestivo prima e come mi vesto adesso. Quindi tutto ciò è veramente solo rivolto verso di me. Se qualcuno si ritrova, in questi, outfit e magari io ci rido su, sto ridendo solo di me stessa veramente, dove spiegherò anche i motivi del perché questa cosa mi fa ridere. Quindi veramente non c'è. Questo video è solo, uno sputtanamento mio e basta. Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video, ce l'avevo fatta, non sono passati 5 mesi, eccomi qua con un nuovo video. Sto filmando questo video per la terza volta, questa volta non me ne frega più niente, se sono brutta, se c'è il rossetto fuori posto, se ci sono i capelli fuori posto, andiamo con quello che abbiamo, perché è la terza volta che lo filmo e non ce la faccio più. Allora, prima di tutto, ciao a tutti, io sono Doina, se è la prima volta che mi vedete, benvenuti, se avete voglia di iscrivervi al canale giuro che tornerò più attiva di quel che sono stata finora, soprattutto in questi ultimi 2 o 3 anni, perché invece è ancora qua e mi segue ancora da quando ho iniziato questo canale parlando del Canada, grazie ancora di essere ancora rimasti qui. Come dicevo spesso negli altri video, io sono un po' più attiva su Instagram e TikTok, soprattutto Instagram, quindi se avete voglia di seguirmi anche lì, i link sono qua sotto. Oltretutto qui sotto vi lascio anche il link del mio shop Etsy, perché ho aperto uno shop Etsy e parleremo anche di questo proprio oggi, visto che è in tema con il video. E vi lascio anche il mio codice affiliato con la Wild, che per chi non conoscesse è un deodorante che io utilizzo ormai da 4 anni, che adoro tantissimo, è un deodorante cruelty free, vegano, sostenibile, quindi è veramente una delle scelte più belle che ho mai fatto. Quindi se avete voglia di avere uno sconto, io ci guadagno una piccola percentuale. Detto ciò, iniziamo con il video. Come potete vedere dal titolo, questo video parleremo di moda sostenibile, o comunque di come il vintage mi ha aiutato ad avere un rapporto migliore con il mio corpo. E giusto per rendere questo video ancora più divertente, mi sputanerò un pochino e vi farò vedere delle mie vecchissime foto, o comunque come mi vestivo anni fa e come mi sentivo magari in quei vestiti e come sono arrivate finalmente a trovare il mio stile personale, che credo che sia un video che comunque bene o male mi è stato chiesto negli anni, o comunque tanta gente mi dice: oddio, hai uno stile così bello, come hai fatto, come fai a cercare i pezzi, eccetera eccetera, e ci sono tante persone che per esempio dicono: io non riuscirei mai a mettere quelle cose, oppure non è il mio stile, ma vorrei tanto, insomma, perché purtroppo i social non aiutano molto a questo, come non aiutano neanche i trend che ormai durano 2 secondi. Anni fa magari duravano già un pochino, tipo magari qualche mese, invece adesso con TikTok le cose secondo me sono peggiorate. Quindi avere questi trend che cambiano di continuo è molto difficile riuscire a trovare il proprio stile ed è molto difficile riuscire a capire cosa ci piace e uscire fuori da quello che ci propone il mercato, soprattutto fast fashion, il mercato degli influencer che ci propinano sempre i loro haul di cose, dei must have, di cose che dovete per forza avere, quando in realtà la loro vita, la nostra vita, probabilmente è molto diversa, ma come anche la mia vita magari non coincide con la vostra, e magari il mio stile personale non può essere applicato a tutti, sia come lavoro, sia magari in generale anche come ci si sente a proprio agio. Ecco perché è importante trovare uno stile dove ci si sente a proprio agio, senza per forza vestirsi come le persone che vediamo sui social. E quindi vi farò vedere un po' di foto, perché ho fatto un po' di pulizia nei miei vecchi hard disk, perché per chi fosse super giovane qui, una volta facciamo le foto con le videocamere, con le fotocamere e non con i telefoni, quindi spesso stampavamo le foto. Io ho una grandissima raccolta di foto sui miei hard disk, soprattutto quando facciamo col digitale, perché giustamente tenevamo queste foto sul computer o sugli hard disk, perché i telefoni una volta non avevano tanta memoria. Quindi vi farò vedere anche un po' di outfit imbarazzanti, e insomma parlarvi un po' di quella che è stata la mia evoluzione, ma anche semplicemente da quando ho iniziato a comprare usato, perché anche quando ho iniziato a comprare usato, io non ho subito capito quello che mi piacesse. Cioè, per me era importante comprare usato per non sopportare la fast fashion,
Però rimanevo comunque con quella mentalità un po' da fast fashion, del tipo che vedevo una cosa che era trendy e quindi la compravo perché quello, mi concentravo molto su pezzi fast fashion. Invece adesso, per esempio, posso dire che al 96% compro solo vintage. Ogni tanto capita quella camicetta o qualcosa che magari fa parte più della fast fashion, ma sono magari comunque brand fast fashion degli anni 90, cioè quello è un po', quello che voglio dire. E quindi questo per dire che come è cambiato questo stile e soprattutto cosa c'entra il mio corpo in tutto ciò? Ecco. Allora, dovete capire che io sono sempre stata magra e sicuramente qualcuno che mi guarda adesso dice vabbè, lo sei anche adesso, stai zitta, stai muta. E avete anche ragione. Però giustamente io sono sempre stata magra e 4 anni fa ho messo su 15 kg a caso. Letteralmente a caso, dal nulla è successo. Non sono stati 15 kg così subito da un giorno all'altro, ma sono stati comunque pian piano. E da allora io comunque non sono più riuscita veramente a buttare giù questi chili, forse ne ho buttati giù 5, ma il mio corpo è cambiato molto, cioè almeno io lo notavo tantissimo, ma lo noto anche nel viso, l'ho notato soprattutto nelle braccia, nelle gambe, insomma, è stato un po' uno shock per me, è stato molto difficile accettare di aver messo su questo peso, nonostante io comunque facessi sport, mangiassi bene, sono andata anche dal nutrizionista, sono andata a fare 1000 controlli dal medico, però purtroppo questo peso è rimasto e tuttora c'è. E vi dico, io adesso ho un rapporto molto sano col mio corpo, nel senso che non posso dire che sia il corpo che avevo una volta e sia il corpo che vorrei avere, ma allo stesso tempo ci ho fatto pace. E una delle cose che ho dovuto fare all'inizio è stato proprio eliminare dal mio armadio vestiti che non mi stavano più. Cioè, quei vestiti che teniamo lì dicendo magari prima o poi dimagrisco, magari prima o poi ci entrerò. Ho deciso a un certo punto, you know what? No, ho bisogno di avere vestiti che mi entrano adesso, non tra 6 mesi, non tra un anno, non tra 2 anni. Infatti adesso vabbè, adesso il mio armadio ovviamente è fatto prevalentemente di cose vintage, di cose fast fashion, quasi non ne possiedo, perché la maggior parte di quelle cose non mi sono più entrate a un certo punto, quindi giustamente le ho dovute eliminare, però non facevo neanche più tanto parte del mio stile. Cosa è successo? Che a un certo punto ho iniziato ad avere un po' una fissa per le maniche a sbuffo, tipo questa, no? Questo vestito non è vintage. Ma è un vestito che possiedo da un po' di tempo e credo sia un brand sostenibile, ma non mi ricordo perché l'ho comprato usato anyway. Ma a un certo punto ho iniziato a indossare appunto vestiti simili con maniche magari così a sbuffo, camicette maniche a sbuffo, soprattutto le camicette tirolesi. E lo facevo per una sola ragione. La ragione era che volevo coprire le mie braccia. Io in estate non volevo scoprirmi, non volevo vedere i vestitini con gli spaghetti strap o robe del genere e volevo anche le robe lunghe per coprire le mie gambe, perché non mi piacciono le mie ginocchia, soprattutto dopo aver preso peso, le mie gambe sono cambiate parecchio e cioè le ginocchia proprio, non lo so, non mi piace vederli, perché da quando ho preso peso, non so, è cambiata un po' la forma, quindi ho deciso che volevo usare le robe lunghe, volevo coprirmi, eccetera, eccetera. Questo l'ho fatto veramente solo per una questione che non volevo vedermi scoperta, non volevo vedere le braccia, non volevo vedere le gambe, anche la panza non la volevo vedere, insomma, quindi ho iniziato a mettere anche vestiti così che sono larghi qua, ci siamo capiti, no? Però pian piano questa cosa si è trasformata più in wow, aspetta un attimo, ma questa cosa mi piace come mi sta, mi piace questo stile un po' obitoso, un po' principesco, mi piace questa cosa. Quindi ho iniziato ad andare pian piano verso cercare sempre questi pezzi vintage che avevano un qualcosa di particolare, che erano molto extra, molto, molto pomposi, molto cosa. E pian piano ho iniziato a capire quello che si adattava anche meglio al mio corpo, per esempio, non solo per il mio fisico in generale, ma anche mi piaceva guardarmi allo specchio e dire wow, mi piace questo vestito oggi, oppure mi piace questo outfit oggi, oppure fare una foto e vedermi bella. Quindi questo è stato veramente un processo quasi incosciente, nel senso che non me ne rendevo conto, cioè avevo iniziato con uno scopo preciso, ovvero quello di coprirmi e basta, soprattutto nei miei vestiti, perché in inverno era molto più facile accettare il mio corpo perché ero sempre coperta, invece in estate era un po' più difficile e ho iniziato a capire che, non so, mi piacevano le cose lunghe, non perché coprivano le mie gambe, ma perché mi piacevano le cose lunghe, perché mi facevano sentire una piccola princess.
Non mi piace, i pantaloni non li metto quasi più, i shorts, figuriamoci, proprio non ne voglio sentire, ma ora non è più una cosa del non voglio scoprirmi le gambe, è proprio una questione del non fa più parte del mio stile, non mi ci vedo assolutamente con questo genere di capi. Quindi è stato veramente un processo lento, perché comunque ci ho messo un po', io all'inizio compravo cose usate, ma molto spesso erano cose fast fashion, erano comunque cose che rientravano in qualche modo nei trend del momento, quindi, yeah. Invece pian piano ho cambiato, quindi io adesso vorrei ovviamente vedere con voi delle vecchie foto che mi sono salvata, non tantissime, ma delle vecchie foto e raccontarvi un po' la storia che c'è dietro queste foto e come compravo i vestiti in quel momento, cosa pensavo, cosa c'era dietro. Non sono tantissime, cercherò di commentarle comunque in fretta, non voglio che questo video duri 50 minuti, però secondo me potrebbe essere carino vedere un po' anche l'evoluzione, capire un po' dove era la mia mente in quel momento e come ci sono arrivata pian piano a trovare il mio stile. Perché effettivamente io il mio stile l'ho trovato solo grazie all'usato, quando ho iniziato a comprare usato, quando ho iniziato a capire che non potevo entrare semplicemente in un negozio e dire questa cosa ha 5 taglie diverse, quindi posso scegliere, ma è un questa cosa non è la mia taglia, ok, possiamo trovare qualcos'altro. Questa cosa è la mia taglia, magari c'è qualche modifica da fare, però ok, cioè, quindi è stato proprio un processo in cui mi sono impegnata a scegliere molto meglio quello che potevo indossare, quello che volevo indossare e soprattutto non avere fretta di comprare, perché non ha senso avere fretta di comprare le cose solo perché siamo abituati che sì, andiamo da H&M, c'è la vostra taglia, prendete, andate via, poi lo mettete, poi il trend passa e poi dite ok, non mi piace più questa cosa. Ecco. Allora, partiamo da lontanissimo. Questo è del 2012, credo. Entrambe queste foto sono del 2012, ve le metterò da qualche parte. Allora, qua sono con Guglielmo Scilla, ero io innamorata, ero innamorata di Guglielmo, lo devo dire. Ero in quinta superiore. Oh mio Dio, non so da dove cominciare con questa foto. Prima di tutto, gli occhiali, l'ombretto azzurro, raga. L'ombretto azzurro, gli occhiali, vabbè, i capelli lasciamoli perdere, queste mani. Queste magliette senza maniche, adesso non mi vedrete mai con uno smanicato neanche in momenti disperati. Questo smanicato, questo colore prima di tutto e questo materiale che mi faceva vedere tutti i difetti, chiamiamolo così, cioè proprio non era adatto al mio fisico. E avevo questa cosa davanti, dai, lasciamo stare questa moda del 2012, vogliamo dimenticarla tutta, è la mini cosa di jeans. Vabbè, le minigonne comunque, cioè bellissime, però adesso cioè, proprio non riuscirei mai a metterle, almeno non così corta, perché questa era veramente corta. Sempre lo stesso anno, sempre sono andata a incontrare Guglielmo Scilla mentre lui presentava il suo libro. Cos'è questa roba? La maglietta a righe sotto e la maglietta sopra, cioè quella maglietta c'aveva sopra che ti perde, raga. C'aveva che ti perde sopra. E questi jeans, vabbè. E nel 2014 ero in Erasmus. Quel telefono che vedete nella mia mano è un telefono Windows Phone, sì. Cioè sono stati gli Windows Phone a un certo punto, fatemi sapere se voi ve lo ricordate. E ho la maglia dell'Hobbit qui. Non ho niente di negativo da dire su questa cosa, ma questa cosa della maglia sotto e la camicia a quadri sopra. Questo secondo me era un non lo so, un indizio del futuro che mi sarei trasferita in Canada dove qua la gente è fissatissima con queste camicette a quadri, la camicia da boscaiolo, terribile, vabbè. Facciamo un salto verso il 2017-2018 più o meno, in cui quello era il mio periodo 1, avevo aperto il canale YouTube. Adesso ci sono tanti video che sono nascosti, li ho privatizzati io perché erano veramente terribili, raga. Però se siete qui da fin dall'inizio, probabilmente vi siete beccati quei video. Quello era il periodo in cui io seguivo tantissimi influencer, seguivo tanta gente che faceva i haul, che parlava di tanti prodotti make-up, che parlava dei must have, le cose che devi per forza avere in autunno, tutte queste cose qua. E io mi facevo influenzare come una babbea da queste cose. E questo, secondo me questo periodo 2017-2018 lo esprime perfettamente, sia perché compravo tanto fast fashion, sia perché mi facevo influenzare molto da questi video dei must have e tutto. Per esempio questa foto è una proprio di queste in cui questi cardigan, che non si chiudevano davanti ma erano solo cardigan, erano abbastanza lunghetti,
andavano tantissimo, cioè questa era il must have dell'autunno, ti faccio sentire cozy e tutto. Ma che è sto outfit? Che è sta roba? Sta roba, ragazzi, ma il mio pigiama è in questo momento più elegante di così, che è sta roba? Vabbè. Questo vestito giallo, che non si può vedere tantissimo, era di una qualità tremenda, perché io compravo tantissimo su AliExpress, che era praticamente il Shein, il predecessore di Shein, e mi ricordo che avevo messo questa foto su Instagram, qualcuno mi ha detto: "Oddio, ma che vestito pazzesco, dove l'hai preso?" Io l'ho preso su AliExpress, cioè, vuoi sapere quanto l'ho pagato? Un cazzo l'ho pagato, cioè, proprio con fierezza. Cioè, anche questo dicevo. What? Cioè, what? Ok, vabbè. You go, girl. You go, I guess. You go. Vabbè, ok. Shame on you, però you go, girl. Anyway. Quindi, yeah. Brutta cosa. Nel 2018 mi sono laureata alla mia prima magistrale. Sono andata con questo completo che onestamente era un grande slay. Bellissimo. L'avevo comprato da Zara. Ed ero in quel periodo in cui volevo vestirmi elegante, ma allo stesso tempo non troppo, perché comunque i canadesi sono dei sempliciotti. E non lo dico in maniera negativa, ma loro sono molto, molto, non so, non si vestono super eleganti, non sono super attaccate alla moda, eccetera. Sia perché magari in inverno fa freddo, quindi loro giustamente non hanno voglia di essere fashionista in inverno, però comunque non sono tanto eleganti. Però questo è stato un completo molto difficile per me da dare via, perché lo adoravo tantissimo, era stupendo, però a un certo punto non c'entravo più. Non ho niente negativo da dire su questo completo, ma sulla maglietta sotto sì, che è sta roba, raga. Vabbè, non importa. Sempre 2018, siamo autunno 2018, aspetta, andiamo verso l'estate, sempre questi pantaloni che vedete. Eccoci, allora, i pantaloni non ho niente da dire, ma i pantaloni si vede che non sono fatti per il mio fisico, cioè, perché ho comunque sempre avuto un po' le cosce un po' più grosse, anche se ero comunque magra, comunque le cosce erano un po' più grosse, e io ho sempre avuto questo spazietto che non mi ricordo come si chiama, quello spazietto tra i fianchi e il culo, che cioè, sono stati considerati di un difetto, eccetera, ma non mi è fregato niente, però, cioè, comunque si vede che non erano fatti per il mio fisico, e c'era questa moda di mettere pantaloni eleganti, maglietta bianca e sneakers, cioè queste erano le clean girl del 2018, e inutile dirvi che avevo questa maglietta col cactus, perché andavano tantissimo, cioè era un trend del momento, i cactus, gli ananas, queste cose qua, era un trend del momento, yeah. Con la maglietta è inutile dire che dopo pochissimo, cioè, gli aloni di sudore non si levavano più, perché giustamente la stoffa era veramente brutta, quindi yeah. Sempre nel 2018 in estate c'ho questo vestito nero, come vedete sono vestiti dove io ero scoperta, e vi dico, già allora non mi sentivo tanto a mio agio a mettere questo genere di vestito, però era un vestito di H&M, era un vestito che era un po' in trend, perché aveva i due spacchi sui lati, quindi tu quando camminavi eri tipo flowy, yay, però era un vestito del cazzo, ragazzi, inutile dirvi, oltretutto poliestere, hai caldo col poliestere in estate, cioè adesso io che mi copro ho meno caldo rispetto a quando mi scoprivo, perché appunto i materiali è molto importante. Sempre nel 2018 in estate sono andata in Grecia, ho comprato questo vestito in Grecia ai mercatini, sempre lì, ma è un vestito bellissimo. Io questo vestito l'ho trasformato, adesso ha le maniche ed è molto bello, ce l'ho tuttora e sono molto contenta di questo acquisto, però la shape, ecco, non era proprio da me. Adesso non riuscirei mai a mettere questo genere di vestiti scoperto, ma non perché adesso non voglio far vedere le mie braccia, ma perché non mi sento più me stessa se mettessi un vestito del genere. Questa ero io a Parigi, sempre pantaloni rossi ci sono, e qua invece ero nella mia era di ancora più eleganti, ovvero pantaloni eleganti e camicetta bianca. Ero nella mia Nora era. Se avete visto Scam, potete capire, mi ero anche tagliato i capelli, rega, corti per lei. Cioè, io ero ossessionata con questa ragazza. Mi sono tagliato i capelli alla Nora, ero sempre col rossetto rosso, che è un sacco di tempo che ogni tanto non metto il rossetto rosso, quindi oggi l'ho messo per sentirmi, non lo so, me stessa. Quindi niente, non ho niente da dire su questo outfit in particolare, perché non è brutto, ma ripeto, erano sempre prodotti fast fashion. Questa camicia, per quanto fosse bellissima in foto, gli aloni di sudore a un certo punto non se ne andavano più. Non se ne andavano più. Quindi, yeah, è un'altra cosa.
Questo è un altro genere di vestito che adesso non metterei mai, cioè questo mi ero presa questo vestito e anche un altro, altri due uguali così con la stessa shape ma con tipo motivi diversi. Anche questo era un trend, cioè erano vestiti che andavano in trend per quell'estate. Poi basta, dopo qualche mese questi vestiti non esistevano più, non li indossava più nessuno, poi ovviamente io qui ero molto magra, ma perché stavo passando anche un periodo molto difficile, quindi... Questo è un altro discorso, però ecco, un vestito del genere adesso mi sentirei proprio soffocare a metterlo. Ed è divertente da dire da una persona che si veste con corsetti e robe simili, ma mi sento soffocare a guardare questo vestito. Questa foto, volevo arrivare a questa foto. Ero appena arrivata in Canada, era l'inizio del 2016. Come vi ho detto, io compravo tanto da AliExpress. Le calze coi gatti, ragazzi. Le calze coi gatti. Questa gonna che era... Sempre da AliExpress, tutto questo outfit era da AliExpress, se non mi sbaglio, persino la cover con Sherlock era da AliExpress. E cioè questo, non lo so, non ho altro da dire se, non lo so, mi sento un po' tipo chi è questa persona? Non riuscirei mai a mettere un outfit del genere, cioè, ma neanche tipo per scherzo, cioè mi piace, che cos'è? Passiamo invece adesso alla mia luna di miele che è successa a fine del 2019 e partiamo in bomba con questo outfit, oh Giuseppe, queste calze rosse. Allora, secondo me le calze rosse, le calze colorate in generale sono molto belle. In questo momento io per esempio ho delle calze rosa che voi non vedete, però ok. Ma cos'era questo abbinamento? Calze rosse, oddio, come si chiamano? Una salopette nera e sopra avevo la giacca di jeans. Questa giacca di jeans l'ho regalata a una mia amica perché a un certo punto ho detto io non metto più il jeans, cioè proprio non mi piace più, non fa più parte di me. La salopette a un certo punto non mi entrava più, però questo outfit era terribile. Questo outfit in particolare mi fa orrore. Mi fa orrore e dico, ma cosa stavi facendo? Vabbè, non importa. Non vedo l'ora di tornare in Nuova Zelanda e fare le foto con il mio stile di adesso che verranno fuori delle foto pazzesche perché questo, that was not it, girl. Questo è sempre Nuova Zelanda, questo per farvi spiegare, per esempio, che mettevo gli shorts. Questa maglietta sotto che vedete era una maglietta che stava sulle spalle, che quella l'ho usata tantissimo, era una maglietta molto bella, l'avevo comprata in tre colori, perché questa era la mia tendenza di se mi piaceva una cosa la compravo in colori diversi. Questa era un po' anche la facilità del fast fashion e il costo vergognoso delle cose, ovviamente, che potevi permetterti di comprare tre magliette di colori diversi dello stesso brand così. Però non c'era grande qualità, anche questi shorts erano terribili, non stavano bene, per quanto il mio fisico in questo momento era ancora il fisico magro che avevo prima di mettere su peso, comunque questi shorts non sono fatti per me, cioè si vede che non erano proprio fatti per me, non mi stavano bene, ma io adesso i shorts non li metterei neanche per scherzo. Persino quando vado, non so, magari in montagna o al lago, eccetera, io comunque dei vestiti molto diversi, cioè, molto, cioè comunque sono molto più fancy. Gli unici shorts che io in questo momento possiedo sono shorts invernali, ma sono un po' più lunghi, perché secondo me è proprio il corto che, non lo so, erano un po' strani. Ma questo cardigan in particolare, che purtroppo l'ho venduto, era una delle prime cose vintage che ho comprato, quindi già nel 2019, un anno dopo che ho iniziato a comprare usato, c'era qualcosa che bolliva in pentola, cioè che stavo andando verso la cosa giusta. Poi un'altra foto della luna di miele, jeans, scarpe da ginnastica e la maglietta gialla. Non mi vedrete con una cosa del genere neanche per fare le pulizie. Questo ovviamente non lo dico per tipo shaming qualcuno che si veste così, è proprio, io rido di me stessa, di queste cose, di come mi vestivo, proprio perché mi vestivo in un modo in cui non... Sapevo di non sapere come vestirmi, o comunque non sapevo ancora cosa mi piacesse davvero, e cercavo di e provavo tanti stili diversi in quel momento, no? Perché andavo dal jeans con la maglietta al pantalone elegante con la camicetta. Ero in un mondo in cui appunto seguivo tanti trend e seguivo un po' quello che potrebbe essere una cosa un po' più casual, eccetera, ma non mi piacevo, cioè non mi piacevo comunque, non mi ci trovavo bene. E ultima foto è questo outfit quando ho visitato la contea. Questa gonna ce l'ha qualcuno, non so se vedrà questo video, ma una ragazza che mi segue su Instagram e quando l'ho messo su Etsy, lei l'ha comprato e le è arrivata dopo tante peripezie. Sono molto contenta che qualcuno adesso abbia questa gonna nelle proprie mani perché ci ho messo tanto per mettere questa gonna a vendere, perché non volevo, ero molto attaccata al fatto che ho visto
Ho visto Hobbiton con questa gonna e con quel pullover, maglietta, cacchio, era terribile, terribile. Però questa foto la faccio vedere anche un po' perché questa gonna mi piaceva tantissimo, l'ho usata tantissimo, proprio ero molto fiera di questa gonna, però a un certo punto non mi entrava più e la tenevo solo, è stato l'unico capo che l'ho tenuto solo con lo scopo del magari prima o poi ci entro, oppure semplicemente la tengo lì solo per aprivo l'armadio e vedevo questa gonna e dicevo, oh, sono andata in Nuova Zelanda questa gonna. E niente, però come vedete, rispetto a come mi vesto adesso, magari per qualcuno che è su YouTube non capisce come mi vesto, ma se volete potete andare su Instagram a capire un po' più o meno il mio stile. Adesso sono molto lontana da questo stile ed è stato anche grazie al vintage, è stato al scoprire un mondo, il mondo che c'è là fuori del vintage, scoprire le cose che mi piacciono. Quindi adesso quando cerco delle cose ho in mente delle cose precise che so che staranno bene con quello che indosso, con quello che possiedo già in armadio e con il mio stile. Ho smesso di vergognarmi perché è normale che qualcuno si senta insicuro e dice ma io se mi vesto così al lavoro, magari qualcuno prende in giro proprio così. Raga, anche io ho occhiatacce ogni volta che esco di casa, soprattutto in estate in cui non si vede tanto, ma anche semplicemente in inverno quando ho il mio cappotto rosso e che tutti mi guardano così, però, ok? Ma non me ne frega niente, per il semplice fatto che adesso mi piace un vesto, mi piace come how I look, quindi non mi interessa quello che pensano gli altri, però capisco che le persone possono metterci un po' prima di trovare il proprio stile e come detto, voi non dovete vestirvi come mi vesto io, come si veste l'influencer di turno che vi dice che adesso va di moda questo, no, dimenticate la moda, dimenticate i trend, dimenticate qualsiasi cosa, vestitevi come piace a voi, come fa sentire bene a voi e basta, non dovete fare altro. Niente, io ho questo video che mi sa che è diventato lunghissimo, spero vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!